Primo giro di boa, una settimana di campagna elettorale per le primarie a Marsala. Alberto Girolamo, come sta andando? Secondo me benissimo, perché la gente sta rispondendo, la gente sta capendo l'importanza di questa domenica 8 febbraio, che è una giornata di democrazia, tutti possono partecipare alla scelta del candidato sindaco. A me sembra molto bene. Un incontro tematico, quello di oggi qui al Cotton, con gli imprenditori del mondo edile. Eh sì, stiamo facendo una serie di incontri, ieri sera abbiamo aperto il locale in via Sibilla, c'è tantissime persone, adesso continuo a fare i giri per la periferia della città per incontrare i problemi, le persone e capire meglio i problemi e dire che un sindaco di questa città si occuperà di tutti i problemi di Marsala e di chi lavora, di chi cerca lavoro, perché se non si crea lavoro non c'è speranza per nessuno. Siccome nel mio programma il primo argomento è creazione di occasione di lavoro, mi sembra giusto gli imprenditori edili e tanti altri sentire quali sono i loro problemi e vedere cosa possiamo fare in questa città. Quando si parla di edilizia si parla di un settore che agglomera anche altri settori, dagli artigiani a finire ai liberi professionisti. Il piano regolatore rappresenta l'anima, un piano regolatore che questa città stende da più di 20 anni. Il piano regolatore è fermo a palo, l'edilizia è ferma. Io non penso semplicemente perché manca il piano regolatore, l'edilizia è ferma perché non ci sono soldi. Il dramma di questa città è che non ci sono soldi e chi ha soldi probabilmente ha paura e non investe. Invece bisogna invertire questo, bisogna dare speranza alle persone e tutta la gente deve investire e quindi anche nell'edilizia, nel centro storico, in periferia. E come giustamente detto, non è che semplicemente fare la casa, ma fare la casa significa lavoro per il muratore, per il falegname, per l'elettricista, per l'idraulico e per tanti altri, per il geometro, per l'ingegnere, per l'architetto. Quindi se riparte l'edilizia, ma bisogna investire, riparte lavoro per tutti. Nei giorni scorsi al locale Tahiti avete affrontato i problemi dell'agricoltura, altro settore che purtroppo sta vivendo momenti di criticità. Sì, ma affronteremo tutti i problemi. Qua da noi continuiamo a dire da anni che l'agricoltura è centrale, così come il turismo, così come l'edilizia, così come i servizi. Tutto questo ci occuperemo. Continuo a incontrare, in questa settimana c'è una serie di incontri programmati con ingegneri e architetti per dire ma che città vogliamo e quindi che sviluppo vogliamo dare a questa nostra città. Così poi con il mondo sanitario, perché l'altro problema drammatico è che non ci sono servizi e la sanità non funziona, con la scuola, con tutti gli altri. Di qua all'8 febbraio incontrerà credo tutti i cittadini marsalesi, la maggior parte dei cittadini, per parlare dei problemi di Marsala e come poterli affrontare e dare una soluzione. We'll be right back.